se ti capiterà ancora di perderti. E la luna farà ululare gli uomini. Stringi questo. È argento benedetto. A loro non piace. Una volta ha salvato pure me. Una volta che mi ero innamorato di una di loro. Loro? Chi? Ricordo una storia di quando ero piccolo, che mi raccontavano i vecchi del paese. Una storia di lupi. Su, nell'altro lato della montagna, ci fu un inverno in cui il freddo fu terribile. Questo non era un buon segno, così dicevano i vecchi del paese. Si parlava di lupi enormi che per il freddo erano diventati feroci ed erano scesi dalle montagne. Ululavano dal tramonto allo spuntare del sole e di notte vagavano attorno alle case e i loro occhi erano come il fuoco delle lampade. Poi, d'improvviso, così come erano venuti, se ne andarono via. Ma da quel giorno il paese non fu più lo stesso. Ehi! C'è qualcuno? C'è qualcuno? Che fai lì? Che sai? Ehi! Vattene via! Oh! Vattene via! Fermo! Fermo! Calma! Sta fermo! Calma! Fermo! Fermo! Calma!
mie pecore. Le ho trovate sbranate. Stamattina. Qualche lupo è sceso in basso dalla montagna. Avete visto lupi qua intorno? Non ci sono lupi qui! Vattene via! Ho seguito le tracce. Portano qua, da questa parte della montagna. Non ci sono lupi, ho detto. Vattene via! Qui in paese non vogliamo forestieri. Venite qui o ingravidare le nostre donne col vostro sememarcio e lasciate a noi i vostri bastardi. Torna dentro tu! Torna dentro! Torna dentro! Detto, maledetto! Torna dentro! Vattene via! Questo non è posto per te! Oh, sei come tua madre! Vai subito in calore non appena vedi un forestiero, eh! Cammina! Ammina, ho detto! Abbiamo sempre sperato che tu cambiassi. Ma sei rimasta maledetta come sempre! Tienila! Fermi! Maledetta, prendila! Non farla scappare! Muoviti! Chiama gli altri! Fuori! Fuori, tutti fuori, è scappata! Fuori! Forza! Di là! Calma! Lasciami! Voglio farti male. Stai tranquilla. Che sta succedendo qua? Chi erano quelli? Mi ammazzano! Ammazzano anche te! Sta calma. Mi sento. Sta calma. Aspetta! Aspetta! Thank you.
Che cosa fai da questa parte della montagna a quest'ora? Il sole è quasi tramontato. Una delle mie pecore è scappata. Se non la ritrovo, mio padre mi fa nero di botte. Non è prudente rimanere qui. Tra poco sarà buio. La mia casa è qui vicino. Puoi passare lì la notte e domani mattina ti riporto in paese. No, i miei genitori si preoccuperanno. Mio padre sarà ancora più arrabbiato con me. Mi romperà le ossa. La luna è quasi spuntata. Non è sicuro rimanere qui nel bosco in una notte come questa. In una notte di luna piena. Cos'era? Qui, da questa parte della montagna, la luna è cattiva con gli uomini. E le donne. Li fa perdere il senno. Li fa come le bestie.
sta portando su verso la grotta dei lupi. È lì che vuole nascondersi. Stanotte sarà ancora luna piena. C'è. Chi c'è? Sei tu? Perché vogliono ammazzarti? Dicono che sono diversa. Diversa? Che il mio sangue è diverso. Parlano sempre della luna. Non ti avvicinare. Attento al fuoco delle bestie. Al fuoco dei loro occhi. Se ti prendono, diventi come loro. Non era una di noi. Gli occhi brillavano con la luna. Gli occhi di sua madre aveva solo quelli. Non aveva neanche un goccio del nostro sangue. Era tutto sangue marcio di suo padre.
se ti capiterà ancora di perderti. E la luna farà ululare gli uomini. Stringi questo. È argento benedetto. A loro non piace. Una volta ha salvato pure me. Una volta che mi ero innamorato di una di loro. Loro? Chi? Ricordo una storia di quando ero piccolo che mi raccontavano i vecchi del paese. Una storia di lupi.